Signori, buongiorno e benvenuti in un nuovo appuntamento con il Tinaga Fishing Group. Oggi sono in solitaria, affronteremo una battuta di pesca bolognese. Finalmente il tempo ci ha lasciato un po' di tregua, si sono attenuate tutte le perturbazioni che abbiamo visto. La Sicilia è stata flagellata da questo uragano, da questo medicane, e intanto mi voglio stringere, insomma, in solidarietà a tutto il popolo siciliano nella parte orientale, catanesi, i ragazzi di Siracusa, insomma, che hanno vissuto dei brutti momenti. Ma lasciando stare questo aspetto, oggi vi ho portato in questo spot, porto di San Nicola. Siamo alla punta estrema del braccio interno e pescheremo all'interno del porto. Pescata prevalentemente impostata alla ricerca di qualche cefala, perché no? Qualche oratella potrebbe anche gradire i nostri inneschi di fiocco di pane. Più tardi vi farò vedere l'aspetto tecnico, fili impiegati, ami impiegati e che Nettuno ce la mandi buona, vediamo di incarnare qualche bel cefalo. Lo utilizzeremo, non lo rilasceremo se è un cefalo discreto, perché sarà intenzione, insomma, sfilettarlo e prepararlo per i nostri sassicciotti per i serra quando andremo dalla spiaggia. E inizio a pasturare la zona, preparo lo sfarinato, rigorosamente un fondo bianco alla ricerca di cefali con una nota accentuata di formaggio, e vediamo di inserire qualche preda. Questa canna non nasce per lanciare delle piombature un pochettino più importanti. Siccome io me la regalarono, anche io ci pesco sempre con grammature sottili. Ecco ragazzi, cefalotto, primo cefalo della giornata, perfetto, speriamo che entri in pastura. Ma ne stanno scendendo, però, che io ci sono un anno qua, mi sono scialato. Perché poco, non lo so, ma dico, tutte le volte che ci siamo andati c'è sempre stata sempre qualche cosa. L'ultima volta non stato salato, perché c'era l'onda lunga e il vento al contrario. E quindi eri sempre detto che tu acqua sempre un po' torbidina, insomma non sono state condizioni eccezionali. Comunque secondo me è pure annate. Speriamo che sia giusto. Io personalmente ancora non ne sono uscito. Io per esempio quando andavo sempre da quella parte. Certo.
gambero lì. Allora, parliamo di aspetto tecnico, speriamo che l'inquadratura sia decente. Sul nostro mulinello, perché molta gente mi chiede che attrezzatura usi. Io non ci ho speso tanto nella bolognese, anche se è una pesca che mi piace. Canna, trabucca attiva VX Bolo 7 metri, a cui sulla vetta ho fatto una modifica, l'ho resa più morbida. Era una canna che gestiva delle piombature maggiori, a me serviva parlare dell'ordine del grammo e mezzo, 2 grammi, 3 grammi massimo, quindi ho dovuto fare una modifica alla vetta, l'ho resa molto più sensibile, molto più parabolica, adesso asseconda veramente bene. Vi faccio vedere delle fotografie, insomma, di cefali abbastanza carini che abbiamo preso durante una gara di canna da riva. Vi faccio vedere la foto e quindi adopero questa canna, a cui ho abbinato uno Shimano Sienna 4000, mulinello veramente eccezionale, qualità prezzo abbastanza conveniente perché costa poco. E mi ci sto trovando veramente bene, una bella frizione, gestisce abbastanza bene il cefalo da chilo. Poi se ce n'è qualcuno più grosso vedremo. In bobina abbiamo messo uno 016, nello specifico abbiamo utilizzato un P-Line, un bellissimo monofilo veramente, bassissima memoria, ci consente proprio di poter sbobinare il filo tranquillamente, di recuperarlo senza spire, soprattutto quando abbiamo la frizione aperta e magari ci capita di andare a ruotare mentre che il pesce tira, potrebbero crearsi delle spire. Con questo filo non succede, veramente veramente eccezionale, che poi tra l'altro è molto setoso al tocco delle mani. Come terminali quest'oggi ci siamo ancora una volta affidati a P-Line, infatti colgo l'occasione per ringraziare Maurizio Pucci e tutta l'azienda P-Line veramente per il grande lavoro che stanno facendo sulla progettazione, sulla costruzione, sulla produzione di questi monofili, sia in nylon che fluorocarbon che fluorine. Oggi il nostro impiego per questa pescata lo affideremo al nostro P-Line fluorocarbon 100%, e impiegheremo uno 011, toccato in mano, ragazzi, qualcosa di veramente eccezionale. Proveremo subito questo filo, ottimo carico di rottura e ottima resistenza all'abrasione. Qualora questi cefali sono un pochettino più grossetti, più cattivi, non ci dispereremo, perché un altro filo che la nostra P-Line ci propone e ci ha messo a disposizione è il famosissimo Tautical, sempre della P-Line. Aumenteremo un po' di diametro, nello specifico utilizzeremo uno 013. Utilizzo uno 013 perché è un filo reale, è un filo che praticamente in acqua scompare completamente, quindi abbiamo anche quest'altra opzione. Ma di fili ce ne sono tanti, vediamo se più in là riusciremo a fare un video in spiaggia, purtroppo non siamo riusciti ad andare ultimamente per le condizioni medie. Come calamento galleggiante da 3 grammi è una torpilla secca, e poi abbiamo regolato fino a tarare il galleggiante ai 3 grammi. Innesco, fiocco di pane. Prova a venire pure l'amico mio che ancora c'aveva una chiave che doveva restituirgli, e spero che ha detto tenetela quando dovete venire. Non
trovano in situazione per qua da viscidi. Al gasolio, no? Questa è bella macchia gialla. Sì, volendo ti potrebbero pure mangiare, perché l'acqua è un po' per pulire, quelle sono che sempre cambiano la terra nel porto di tempo. Oggettivamente non lo tagliate, magari non potete essere. No, allora mi piace. Allora ragazzi, ci siamo divertiti, ci aspettavamo qualche pesce in più. Abbiamo preso questi bei tre cefali, mi dispiace che l'ultimo, che era quello più grosso, insomma, non sono riuscito a farvelo vedere perché si è scaricata la cam, quindi adesso sto riprendendo col cellulare. E che dire, qua ancora sono vivi. Bellissima pescata, ci siamo divertiti, abbiamo fatto questi cefali. Ovviamente io voglio ringraziare, intanto ringrazio Maurizio Pucci e tutta l'azienda P-Line per averci messo a disposizione, insomma, questi monofili davvero 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 strepitosi. Ringrazio Mirko Grasso, che è il rappresentante di zona di Palermo per quanto riguarda la distribuzione. La pesca al cefalo è una pesca che fa tanto divertire, mette a duro lavoro le attrezzature e i monofili. Scusate, metto gli occhiali, c'ho il sole davanti. Ci siamo divertiti, abbiamo passato queste due orette. Che dirvi ragazzi, speriamo di vederci presto in pesca. Se tutto va bene, questa settimana dovremmo andare a cavalcare un pochettino le spiagge, ma non vi voglio spoilerare niente, perché purtroppo quando si va a mare si sa quando si va, ma non si sa cosa si prende, quindi niente, sicuro andremo a mare. Ci sarà anche il nostro amico Lillo, a cui faccio un caloroso saluto. E che dire ragazzi, crederci sempre e arrendersi mai. Un abbraccio a tutti e al prossimo video.